Il professor Maranini, ordinario di storia medievale del nostro Ateneo, ha al suo attivo numerosissimi contributi che hanno dato vita anche a intensi dibattiti. La sua specializzazione, il suo interesse è per le strutture istituzionali, per gli snodi della storia veronese e veneta, cominciare dalla dedizione del 1404, poi il periodo di Massimiliano nel 1509-17, ecco, e insomma poi tutte le strutture anche del territorio, della Valpolicella, ha dato contributi veramente significativi. Quello di oggi si intitola cultura cancelleresca e cultura cittadina alla corte degli Scaligeri al tempo di Dante. Preciso subito che non per svista ma per una questione meramente grafica, il titolo di questo contributo appare nel foglietto di programma senza che alla parola corte siano state messe le virgolette pensate dall'autore. In sostanza questa formula corte tra virgolette significa che lo studioso presenterà tutta una serie di sue considerazioni intese, non dirò a limitare, insomma, ma a precisare il ruolo degli Scaligeri nell'ambito della cultura letteraria cittadina. Si è parlato appunto già dai tempi della mostra dell'87, si è dibattuto molto questo tema per arrivare a una provvisoria conclusione, essere cioè la Verona degli Scaligeri non assimilabile in toto alle grandi corti della Padania. Ma non voglio anticipare nulla di questa relazione e do subito la parola al collega Barretti. Grazie a Gian Paolo Marchi per questa presentazione. In effetti, quando il titolo avevo appunto pregato Paolo Pellegrini di introdurre con queste virgolette appunto la parola corte, no? Perché questo è esattamente uno dei temi appunto che cercherò di sviluppare. Ecco, c'è spesso un riflesso condizionato, una meccanica adesione ad una consuetudine nell'uso di questo termine che applica appunto all'entourage degli Scaligeri senza distinzioni di tempo, perché un conto è l'età di Alberto e l'età di Cangrande della Scala e un conto è l'età di Masfino e di Cansignorio, che applica appunto all'ambiente, all'entourage degli Scaligeri questi stereotipi principeschi. Ecco, spesso nella letteratura e nelle consuetudini appunto degli storici della letteratura e della cultura questo viene fatto appunto senza, come dire, il minimo scrupolo di distinzione o di riflessione, e ci sarebbero diversi esempi istruttivi a questo riguardo. Ne faccio soltanto un altro: c'è una recente monografia molto importante sulle Arche Scaligere dovuta a Ettore Napione, ecco, che fa una riflessione molto attenta, molto ricca di contributi, di completezza erudita proprio appunto sull'intera parabola della storia scaligera, ragionando appunto sulle arche. Ecco, anche ad un autore così attento scappa di scrivere, parlando di Cangrande, proprio la parola regge paradossalmente proprio in un contesto nel quale egli dimostra la persistente e tenace funzione di cimitero di contrada delle arche. È un contesto nel quale il filo del discorso va in una certa direzione, quasi per un riflesso condizionato, c'è invece questo riferimento
a questo ambiente regio, no? Allora qual è appunto da questo punto di partenza poi lo svolgimento del mio discorso? Io credo che si tratti ancora una volta di confrontarsi sempre meglio tra chi studia la storia politico-istituzionale e sociale dell'Italia 200 e 300 e chi ne studia invece soprattutto gli aspetti letterari e culturali, no? È una tesi questa appunto di una riduzione dell'enfasi, no? Nella lettura che si dà soprattutto alla prima fase della storia scaligera, che ho già sostenuto anche in anni passati, ed è soprattutto una tesi che si collega con una generale reinterpretazione della storia politica italiana fra 200 e 300. La storiografia italiana sulle signorie cittadine ha superato molto lentamente l'impasse degli anni 50 e dei primi anni 60. In quegli anni la tematica dei governi monocratici, dei governi signorili, dei governi tirannici, se volete, era stata per qualche tempo accantonata anche come reazione alla strumentalizzazione e alla glorificazione che il regime fascista aveva fatto di queste tematiche. Allora, a partire dagli anni 60 si è cominciato a parlare di crisi delle istituzioni comunali, lentamente sono stati ripresi in mano in un primo momento, soprattutto dalla storiografia anglosassone, i dossier delle singole signorie cittadine. C'è un libro famoso di John Larner dei primi anni 70 che è tutto intessuto delle citazioni dantesche sulle signorie di Romagna. Si è, per così dire, defiorentinizzata la storia comunale italiana, togliendo all'esperienza della città toscana quell'aura paradigmatica che a lungo aveva avuto proprio in conseguenza del dantismo. Si sono ancora ricollocate le esperienze di governo o di potere personale sull'arco lungo delle trasformazioni del sistema politico italiano dal 1250 alla pace di Lodi. Si è valorizzata la dimensione città, l'identità cittadina, piuttosto che l'alternativa secca giocata sul piano meramente costituzionale e formale tra governo comunale e governo signorile, fra democrazia e tirannide. Ecco, c'è stato un lungo lavorio che è partito appunto dalla fine degli anni 60, dall'inizio degli anni 70 e che mi sembra di poter dire, almeno sul versante degli storici della storia politica e istituzionale, è sfociato recentemente in un nuovo canone interpretativo, in una nuova vulgata, potremmo dire, che credo reggerà abbastanza a lungo. Ecco, c'è un testo di riferimento che credo debba essere conosciuto anche al di fuori della ristretta cerchia degli specialisti, ed è un volume molto recente, del 2013, curato da Jean-Claude Merlideur, è intitolato Signorie cittadine nell'Italia comunale. Già il titolo è significativo, come a dire che la qualificazione signorile di un governo cittadino non ha un valore periodizzante, no? Ecco, il valore periodizzante età comunale, età signorile, oggi non è più percepito come tale. Ecco, basta scorrere l'indice di questa raccolta, no? Che è il risultato di una grande indagine collettiva, e troviamo espressioni come esperienze di potere personale, governo personale delle città, forme di governo personale e signorile, espedienti lessicali adottati appunto per sfuggire ad una terminologia usurata e per svicolare dalla gabbia costrittiva di una definizione formale appunto in termini di regime democratico o tirannico, ecco, per restituire invece fluidità alla concreta ricostruzione di un contesto locale. Ecco, è su questo scenario appunto che va ricollocata anche il ripensamento della storia scaligera. Non solo della storia scaligera, per esempio discorsi simili sono stati fatti per Firenze. Amedeo De Vincentis e Andrea Zorzi hanno studiato, per esempio, hanno constatato anche semplicemente che, tenendo conto dei vicariati angioini,
tenendo conto del periodo del Duca d'Atene, tenendo conto delle varie forme di regime personale, di governo personale, la mitica democrazia fiorentina, che si è poi fatta una verginità, come si sa, distruggendo per esempio la documentazione proprio del periodo del Duca d'Atene, ecco, non è così vergine appunto dal punto di vista, diciamo così, democratico nell'arco della prima metà del 300, ben inteso, su un arco cronologico abbastanza vasto, no? Ecco. E c'è quindi questa rilettura che credo sia una rilettura importante, e faccio un altro esempio, è importante anche in un'altra prospettiva. È uscito recentemente sulla rivista Reti Medievali un dossier curato da, puoi dire, il risultato di una rara collaborazione fra dantisti e storici della società, storici della politica. Il promotore è Giuliano Milani, che è un giovane storico italiano, no? Ecco, allora, in quella circostanza i contributi per esempio di Enrico Faini, che si occupa di ruolo sociale e memoria degli Alighieri prima di Dante, oppure di Silvia Diacciati, relazioni sociali e vita pubblica di Dante, ma anche altri contributi sul matrimonio, sui debiti di Dante, hanno il sapore, hanno il significato proprio di una riapertura di dialogo, tanto nell'analisi della società fiorentina fra 2 e 300, quanto, come dicevo, in un discorso poi più di prospettiva politica. Faccio un passo avanti con un altro esempio in questa direzione, che questa volta è veronese e dantesco. Ecco. Fra gli scaligeri che più hanno beneficiato di questo rinnovamento degli studi, al quale ho fatto cenno, figura sicuramente Alberto I della Scala. Ecco, senza eccezione gli indizi che si sono accumulati in queste ricerche degli ultimi anni vanno in direzione di un riconoscimento dell'accortezza e dell'abilità politica del vero fondatore della potenza scaligera. Politica matrimoniale, politica ecclesiastica, immagine esterna, ruolo di mediazione in controversie intercittadine, rispetto per le prerogative delle istituzioni comunali, con una notevole inventiva dal punto di vista anche della storia costituzionale, no? L'espediente del capitaniato Penes Sé, per cui Alberto si affianca il figlio Bartolomeo per facilitare quel momento delicatissimo nella storia dei regimi personali, dei regimi signorili, che è la transizione, è dal punto di vista della storia costituzionale un esperimento appunto molto intelligente. Ecco. Diciamo così, Alberto rientra pienamente in questo discorso che sto facendo, appunto attraverso parecchi esempi, attraverso parecchi aspetti. Non è banale, per esempio, che un dominus provvisto dell'arbitrium, cioè della piena e totale discrezionalità sugli statuti e sulla legge cittadina, partecipi, come lui fa, ad alcune sessioni del Consiglio dei Bastardioni delle Arti, vale a dire l'organismo collegiale del comune di popolo, e faccia porre in votazione, non imponga, si basi, una propria proposta di deliberazione. E certo, era passato un po' di tempo dalle maggiori fortune di Alberto, ecco, quando un fuoriuscito incattivito e deluso lo raffigura con un piede già dentro la fossa e strapazza il figlio abate di San Zeno. Ecco. E resta però, come dire, davvero molto notevole il contrasto tra questo giudizio e il giudizio unanime degli storici contemporanei, no? Che lo definiscono ecus tyrannus, con una terminologia che è abbastanza significativa, oppure con le parole di Salimbene, che sono, credo, veramente eloquenti da questo punto di vista. Ister semper vivit et dominatur et averonensibus valde diligitur, qui a se bene avet, est enim communis persona, et justitiam tenet, et pauperes diligit, sicut fecerat frater suus, cioè Mastino, et nihilominus est ibi potestas alius homo. Quest'ultimo passaggio è interessante perché vuol dire che Alberto rispetta le forme del governo comunale. Ecco.
E quindi ecco, diciamo così, anche questo, questa, diciamo così, la rilettura storica della, la rilettura della figura di Alberto Della Scala rientra in questo discorso di revisione storiografica al quale sto facendo cenno. Questo discorso vale anche per il periodo, diciamo così, di dominio di Can Grande, ecco. E anche in questo caso è possibile, come accennavo, in qualche modo appunto depotenziare, ecco, sdrammatizzare questo discorso della corte, no? Ecco, per esempio, già parecchi anni fa, anche se è un articolo che nessuno se l'è filato, ho cercato di dimostrare che quantomeno è estremamente incerto, o perlomeno infida, quella descrizione del palazzo di Can Grande che dai tempi di Julius von Schlosser è una delle testimonianze capitali a proposito dell'arte di corte, così come si sarebbe dispiegata in Italia sin dal primo 300, no? Si sa che secondo il cronico reggense, appunto, del Gazzata, il signore Veronese avrebbe ospitato artefici, esuli, soldati, poeti e via discorrendo, in stanze decorate di pitture a conce e adatte al loro status. Ecco, e ci sono, osservando appunto la tradizione di questo testo, che non è pervenuto in originale, è frutto della rielaborazione di un giurista reggiano del primo 500 che si chiamava Panciroli, che era legato ai D'Assesso. Insomma, c'è dietro tutto un discorso che qui è impossibile riprendere. Questo significa appunto mettere in questione o ricollegarsi ai dubbi, che sono qualcosa più di dubbi appunto, relativi alla presenza di Giotto, a Verona. Ecco. Del resto non è che sia stato io il primo a fare di questi discorsi. Un secolo fa Luigi Simeoni fu quasi sprezzante nella sua scarna concretezza. A me pare impossibile che Can Grande perdesse tempo in simili frasche. E anche Cipolla fu su questo punto estremamente prudente. Che poi Can Grande fosse attentissimo alla gestione politica, diciamo così, della propria immagine, per esempio alle liturgie funerarie dei nobili filoimperiali, come può essere Balramo di Lussemburgo, fratello dell'imperatore, o un buccione della fagiola, ecco, questo è un altro discorso, diciamo. Però ripeto, alcuni aspetti, spunti significativi di questa, diciamo così, comune sopigno possono essere messi in discussione. E vado avanti. Uno spoglio attento della documentazione che concerne gli intimi domini vicari, i personaggi che appaiono nella documentazione d'archivio a fianco di Can Grande come testimoni o come, come dire, compartecipi delle sue decisioni, mostra che come si tratta in prevalenza di contubernales, collaterales, soci, milites, tutti connotati nelle loro relazioni con Can Grande, dal rapporto di colleganza nell'attività militare, sia che si tratti dei grandi aristocratici toscani come Spinetta Malaspina, Uguccione della Fagiola, Ranuccio Ervari, sia che si tratti di qualche miles borgognoni o tedesco, o di altri fuoriusciti ghibellini, no? Sono significative per esempio le scelte lessicali di Albertino Mussato, che solo alla fine degli anni 20, nelle sue ultime opere, nelle quali si occupa di Verona, Padova, eccetera, usa propinqui e familiare per gli entourage di Marsilio da Carrara e dello stesso Can Grande, distinguendo appunto dai termini che ho orora citato. Ecco, questo discorso, come dire, dell'aura militare, appunto, come dire, dell'immagine, non è che sia una novità, insomma, il Can Grande che bella sempre per se gessit, come dicono i cronisti, ecco, si propone, ecco, così, ed è anche da questo punto di vista che si qualifica il suo entourage, il suo. Ovviamente vanno ricordate anche altre testimonianze significative, come gli istriones e nebulones menzionati da Petrarca, o il bisbidis, o gli spunti boccacciani su Bergamino e Can Grande, o Niccolò De Rossi. Cioè, non è che io voglia ribaltare completamente il quadro tradizionale, no? Secondo il quale Can Grande fu comune afflictorum solamen et refugium. Ecco. E però anche da questo punto di vista credo che si debba prestare attenzione. Ecco.
nella raccolta di testi epistolari sulla quale baso poi la seconda parte del mio intervento, ecco, c'è un indizio che andrebbe per esempio in contrario. Una di queste lettere è scritta da una figura che viene considerata esemplare tra i cortigiani scaligeri, che è Pietro Nan, Pietro Nano appunto da Marano, appunto personaggio molto noto, appunto legato, menzionato nei processi viscontei per i sortilegi che avrebbe fatto per far morire il Papa, eccetera. Ecco. È anche vero però che in questa lettera molto interessante Pietro Nan da Marano scrive ai Della Torre. Ora, un nano, sì, nano sicuramente sì, ecco, forse un buffone privo di peso politico, no, ecco, quindi voglio dire, ogni indizio va valutato appunto, credo, con molta attenzione, ecco, e rinuncio a illustrarne altri, ma quello che si può dire, diciamo così, a conclusione di questa prima parte del mio discorso è questo. Nessuna delle fonti che segnala o che, come dire, lascia interpretare l'ambiente di Can Grande con tratti di corte, senza virgolette, diciamo, ecco, è anteriore agli anni 20 e direi anzi agli avanzati anni 20. È in quel periodo che si concentrano gli indizi dello sbarzo e della cerimonialità cangrandesca, nell'ospitalità agli ambienti, agli ambasciatori ministeriali imperiali, scusate, del 1324, nell'occasione celeberrima del 1327 a Milano, nella curia immensa militum che celebra la conquista di Padova nel 1328, no? Ecco. Andrea Di Salvo, che ha fatto un'analisi molto attenta delle fonti narrative dedicate a Can Grande, dice a proposito appunto della curia del 1328 che è allora che la curia sembra dilatarsi in corte, no? Cioè si passa dall'evento alla struttura, da quella che è appunto una celebrazione occasionale, ecco, a quella che invece tendenzialmente diventa poi appunto un ambiente organizzato, un ambiente strutturato, no? Come è quello che a sua volta con 20 anni di ritardo l'anonimo romano ci descrive per la corte di Mastino. Ma siamo negli inoltrati anni 30 o siamo appunto negli anni 30. Ecco, allora qui si inserisce finalmente il tema specifico sul quale porto un contributo più innovativo dopo questa serie appunto di riletture, o se volete di caveat. Il modesto in sé comparto specialistico, comparto storico dello studio delle cancellerie due trecentesche, e anche questo è un comparto che ha compiuto progressi molto notevoli e che vanno in piena consonanza con quella revisione interpretativa che ho appena accennato all'inizio. C'è una forte insistenza sulle remore che i signori padani manifestano prima, ma anche dopo la concessione dei vicariati imperiali, a superare lo schema del documento comunale, a superare il rapporto con la cultura notarile e con il notariato come ceto, per approdare a documento autoritativo di modello regio, redatto in prima persona, anonimo, sigillato, e anche all'organizzazione di una cancelleria, adottando il termine scriba o cancellarius, oppure scriba et cancellarius, o in forme abbinate. Per gli anni fra 200 e 300 è stato dimostrato in modo chiaro per i Bonacolsi, per gli Estensi, che pure sono marchesi, ecco, ma sono signori di Ferrara, per i Visconti, per i da Camino, e il discorso vale anche per i Della Scala. Ecco, si fatica a abbandonare quello che è, come dire, il background sicuro e antico della cultura documentaria di origine comunale, di origine cittadina, per approdare, ripeto, alle forme autoritative, imitative dei diplomi imperiali, ecco, che sono appunto mediamente più tardi. Sono parecchi esempi che vanno in questa direzione. Quando è che emerge un tipico prodotto da corte signorile, un tipico prodotto documentario
la corte signorile, che la supplica, non prima degli anni 40 in questi ambienti, no? C'è un caso interessante che è Bologna, lo ripeto, lasciamo perdere. Questa è, diciamo così, lo schema credo assolutamente oggi prevalente. In questa ripresa notevole degli studi nelle cancellerie, che ha un grosso buco, che qui sarà probabilmente evocato anche da altri, sarebbe di enorme interesse approfondire lo studio delle cancellerie signorili, dei Malaspina, dei Castelbarco, delle, delle micro signorie, diciamo, ecco, in qualcuno di questi casi, come sapete, come verrà detto credo anche in qualcuna delle prossime relazioni, sono signorie che hanno un deficit di cultura documentaria, no? Ecco, perché se la fanno con quattro scalcinati notai rurali di solito, e, ed è lì appunto che ci può essere un apporto nuovo e un apporto significativo. Allora, questa cautela, questa, come dire, legame col passato emerge con chiarezza anche nella Verona appunto del 2-300, no? Una delle principali novità degli studi recenti è stata la valorizzazione del ruolo svolto a Verona a partire da, dagli anni 80 del 200 da una grande famiglia di dictatores bolognesi, i De Bonandrea, emigrati di parte dell'Ambertazza, che sono attivi negli ambienti del comune cittadino, negli ambienti proprio degli scaligeri, dei capitani del popolo, e anche negli ambienti della Inquisizione francescana, che in questo periodo è retta da Filippo Bonacorsi, cioè dal figlio di un amico di Can Grande e di Alberto della Scala. Già Benker, del resto, occupandosi proprio dei De Bonandrea, aveva affermato che non c'è nessun disagio a proporre i valori civici e comunali in una città, aperte le virgolette, tirannica. Ecco. E alcuni dei Bonandrea, un appunto, esempio significativo, si spostano poi a, a diffondere il verbo notarile cancelleresco a Trento, nella città appunto del principe, nella città del principe vescovo, no? Ecco, ma restano per un notevole, per un periodo abbastanza, abbastanza lungo a Verona, ecco, e come dire, è questa cultura, come appunto mostrerò ancora fra un attimo attraverso un altro esempio, che dà l'impronta, che marca appunto la cultura documentaria della Verona di Alberto, ma anche di Can Grande. È ben vero che nel 1310 Alboino della Scala per due volte, nel primo caso insieme con Can Grande capitano Penes e Set, produce due lettere patenti provviste di sigillo e redatte in forma personale, quindi due documenti di impianto signorile, insomma di impianto regio, fra virgolette, in qualche modo. Ecco, ma è anche vero che la cancelleria di Can Grande non è sopravvissuto nessun diploma fino al 1328, e dato che le condizioni archivistiche non sono così dissimili da quella di Mastino II, per la quale abbiamo un discreto numero di documenti cancellereschi, non credo che dipenda solo, come dire, dalle ingiurie del tempo. Ecco, è invece probabile che questa carenza di questa tipologia di documenti che sono tipici di un franco approccio al signorile, è invece probabile che questo dipenda da quella attitudine assai vicina all'indifferenza, è una citazione da Attilio Bartoli d'Angeli, che gli scaligeri, e Can Grande in particolare, manifestano per questi aspetti. Ecco, io credo che nella stessa direzione vada interpretata l'occasione perduta costituita dal lungo cancellerato, sottovalutato e sottoutilizzato, di un personaggio come Benzo d'Alessandria, che sta a Verona per un periodo di tempo, per quanto si riesce a capire, abbastanza significativo, ma lascia delle tracce che sono tutto sommato piuttosto modeste. In realtà la spina dorsale degli uffici documentari nell'età di Can Grande continua ad essere costituita da semplici notari, fortemente legati alla propria corporazione e anche ai valori della tradizione comunale. Per capire come la pensasse anche politicamente una parte dei notai veronesi, ho già avuto occasione di ricordare che nel 1311, proprio in occasione della concessione del vicariato imperiale ad Alboino e a Can Grande, una notevole minoranza, mi pare il 18-20% circa,
dei notai veronesi iscritti all'arte è messa in banno artis, quindi sospesa sostanzialmente dalle sue funzioni, per non aver voluto pagare la tassa imposta dall'arte per i festeggiamenti cavallereschi, per i baburda, no? Come dice la documentazione, indetti appunto per l'occasione. Ecco, sono notai, no? Ecco. È anche significativa un'altra cosa, è un erudito tardo trecentesco, mi pare sia Ramo Ramedelli, ma non sono proprio sicuro, che, come dire, definisce retoricus il lorum della Scala, Bonaventura da Santa Sofia, no? Che nella documentazione ordinaria del suo tempo si definisce semplicemente notarius. Cosa significa? Significa che da un certo momento in poi si ricarica culturalmente una, come dire, una fisionomia professionale, una carica appunto che era invece nella documentazione corrente semplicemente appunto quella di notaio. Allora adesso gli ultimi 20 quarto d'ora che mi resta è dedicato appunto a una conferma del pieno insediamento di questa cultura documentaria legata alla tradizione cittadina e comunale, che è documentata appunto da un manoscritto che ho trovato alcuni anni fa in una biblioteca americana, che l'implacabile Maffei aveva visto naturalmente e che poi è andato perduto e che poi è rispuntato. È un eloquium magistri Ivani notari de Verona super arrangis et super informationibus principis ad virtutes et super epistis. Quindi arenghe, cioè discorsi, informationes principis ad virtutem, quindi esortazioni al principe, che è poi tan grande, con tutta verosimiglianza per quello che possono, per quello che può valere questa indicazione, e infine epistole, cioè prodotti di cancelleria veri e propri, appunto, che sono lettere effettivamente individuate. Dico che si può, come dire, senza il minimo timore di smentita, parlare di un'assoluta prossimità a Calgrande, perché questo testo è dedicato all'arte dei notai e a Bailardino Nogarole, che, come ci dice Ferretto Ferretti, è il Cirone, no? L'esempio che viene fatto proprio questo, Laio, l'educatore appunto di Can Grande della Scala. No? Quindi, questo Ivano di Bonafine e De Berinzo, che apparteneva ad una dinastia di notai abbastanza importante, raccoglie questi testi di notevole interesse, ecco, e da come lui stesso si definisce, capiamo quanto sia ambigua la sua figura professionale. Nel 1306 è notarius domini capitanei, cioè un rapporto diretto con Alboino della Scala. Nel 1308 è procuratore sia di Can Grande che del comune di Verona, ma separatamente. Nel 1310 torna ad essere dictator comunis Verone, quindi con una carica puramente comunale, senza nessun rapporto con i signori, no? È in tale esclusiva veste che roga nel mese di novembre l'atto di procura al delegato del comune di Verona inviato a Enrico di Lussemburgo, re dei Romani. Voi direte, eh sì, certo, siamo nelle vicinanze del potere, questo è ovvio, insomma, ma vuol dire, le formule e le parole hanno un loro significato. Dicevo, allora, questa raccolta documentaria in tre libri, trascuro di riferirmi al primo, sono 66 modelli di discorsi tenuti in consiglio cittadino, molti riferiti a Bologna e all'area emiliana, perché è chiaro che Ivano ha a che fare con il Bonandrea, segue la grande scuola bolognese, anche se non sappiamo niente della sua formazione, no? Ecco. E è interessante un altro aspetto che è relativo sia alla prima che al terzo di questi volumi. Ecco, c'è un tranquillissimo scambio di idee, di testi, di persone con Padova. Ecco, quella Padova che stava per diventare la nemica giurata di Verona, ecco, in realtà manifesta nei primi decenni, nei primi anni del 300, questo testo è attribuibile al 1311 con tutta probabilità, ecco, una, come dire, identità di tessuto culturale, ecco, e di riferimenti culturali appunto con Verona, no?
qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, che forse in questi giorni qualcuno farà, cioè su quanto appunto risalga a, come dire, alla costruzione, alla sapienza retorica dei padovani, no? La costruzione di un mito negativo di Cangrande. Dicevo, il terzo libro è costituito da 88 modelli di lettera, per la maggior parte ricondotti a tipologie specifiche di comunicazione: comunicare una vittoria, ringraziare, congratularsi, scusarsi, inviate dalla cancelleria veronese o da essi ricevute. Per la maggior parte si collocano nel decennio 1300-1310, in particolare nel periodo di capitaniato di Alboino da solo o di Alboino e Cangrande. Non è un caso che questa serie cominci con una lettera di Alboino e Cangrande a Enrico VII al momento dell'arrivo in Italia nell'autunno del 1310, una lettera piuttosto aggressiva e militante con riferimento a un recente intervento a favore della parte ghibellina modenese, e sia chiusa da una lettera, che mi consta inedita, di Enrico VII ai due vicari, ai due capitani del popolo veronesi, ai primi di settembre del 1310, da Hagenau, quindi prima che Enrico VII passi le Alpi, vada a Losanna e poi passi le Alpi. Gli dà menzione del matrimonio del figlio Giovanni, del fatto che Giovanni è stato designato re di Boemia, cioè c'è l'idea di una consuetudine politica, e gli accenni espliciti anche la corrispondenza precedente, che è abbastanza interessante in termini generali, perché ci mostra, come dire, una militanza, una... Io non sono d'accordo con una linea revisionista a proposito di Enrico VII, che è stata sostenuta negli anni scorsi, nelle grandi 100.000 convegni che ci sono stati, e che, come dire, gratificava l'impresa di Enrico VII come qualche cosa che avesse elementi di realismo politico. Ecco, la sua, come dire, incapacità di vedere la realtà politica italiana era, credo, abbastanza grande. Ecco, che dopo, nel momento nel quale si arriva in Italia, ci sia, consigli di giudicaio, ecco, una certa abilità politica, questo è un altro discorso. Ecco, ma questo è un documento, ripeto, significativo anche in termini generali. Ecco, questa immagine del Rex Pacificus, ecco, credo che sia un pochino forse da rivedere. Allora, ripeto, non è il caso evidentemente di analizzare nei particolari questi testi. Ci sono appunto lettere di Enrico VII ai fuoriusciti o agli intrinseci di Arezzo, di Firenze, di Cremona, di Bologna. Vuol dire che dalla cancelleria di Enrico a Verona c'era un commercio, c'era circolazione di testi, ovviamente, insomma, ma c'era una notevole consuetudine. Ci sono arenghe impegnative anche ideologicamente: Aquila vestra grandis magnarum alarum decorata suffragis, sub quorum umbra fideles imperii cesariensem adventum indesinenter expectant et expectunt, no? Quindi, insomma, quest'area da grandi sostenitori dell'impero, no? Riferimenti alla integritas fidei quam ad decus imperii semper nostra progenies mascarigeri propagandi, esplicite allusioni alla conculcatio rebellium, i guelfi pessimi di Florenzia che sono denunciati appunto ai signori di Tirolo, e via di questo passo. C'è una lettera del vicario podestarile Corrado de Zizis ad Agnolfo dei Conti di Romena, c'è un'altra lettera a Maghinardo Pagani da Susinana. Ecco, cito volutamente questi personaggi danteschi, ecco, per capire appunto che, come dire, siamo nel cuore di una certa, diciamo così, insieme di relazioni. Ecco, concludo, ecco, con un cenno al secondo libro dell'Eloquium, che è, come dicevo, questa serie di esortazioni, questa serie di predicozzi, ecco, se si volesse usare un termine poco togato, ecco, indirizzati al principe per esortarlo alle virtù. Naturalmente il notaio estensore fa professione di modestia, dice che ha consultato un sacco di testi,
licent insufficiens et indignus scrutam tam per diversorum volumina sapientum, quellam exempla et autoritates applicare disposui suffragandas. No? Una serie di 24 trattazioni, ciascuna delle quali si conclude con una clausola di tipo semiliturgico, sempre uguale, che recita: Ortandum ergo est nostrum principem, e poi Deus igitur per suam misericordiam dignetur concedere principi nostro semper justitiam observare, sapientiam abere, bonam societatem abere, diligere proximos et amicos, eccetera, eccetera, a seconda appunto di quello che è l'argomento della esortazione, no? I temi di queste trattazioni non sono sorprendenti, ecco. Ho fatto naturalmente quello che viene spontaneo a tutti, cioè un confronto con le virtù elencate nel quarto libro del Convivio, no? Poco dopo il passo celebre nel quale Dante Alighieri menziona Alboino, secondo me in modo meno negativo di quello che di solito si pensa, ma di questo poi, se volete, ne parliamo. Ecco, poco dopo che cosa fa? Che cosa fa? Dante elenca appunto questa serie di virtù. E allora nell'eloquio del notaio Ivano troviamo giustizia, veritas, fortitudo, liberalitas e anche altre virtù generiche come sapientia, bonitas, dilectio, pietas, fides e providentia, no? Ecco. E ci sono altri paralleli, no? L'arenga per esortare il principe alla buona fama coincide nell'argomentazione con l'esortazione ad essere amativi d'onore, come dice Dante, quindi legittimamente, diciamo così, ambiziosi in qualche modo. Ecco, forse meno scontate sono le esortazioni ad vitam coniugalem, ad vitandum adulatores et detractores, ad debitum silentium, e qualcuna anche legata alla quotidianità politica, ad concilia avenda, ad vitam socidalem, con un ipercorrettismo credo per socialem, ad amicitias, ecco. E sono testi appunto che si collocano, come è inutile che racconti, almeno da alcuni dei presenti, nell'ambito di una ricca tradizione duecentesca, e danno come antecedenti testi come il De Eruditione Principum di Guglielmo Peraldo, il De Nobilitate Animi di Guglielmo di Aragon, i vari veicoli orrivoli della tradizione aristotelica come i Parvi Flores o le Auctoritates Aristoteli, ovviamente il De Regimine Principum di Egidio Romano. Ecco, dico questo perché la messe delle citazioni e delle possibili suggestioni quanto alla circolazione e alla conoscenza dei testi classici e medievali presenti a Verona, che consentiranno ai miei amici filologi di pascolare ampiamente in questo testo, è molto ampia. Ecco, mi limito a qualche esempio. Nella esortazione ad bonitatem ritroviamo Gerolamo, Aristotele per il primus liber eticorum, Gregorio Magno, il Liber Alexandri, San Bernardo in epistola ad educem equitanie, Sallustio, Vegezio. Nell'esortazione ad consilia abenda Cicerone, Seneca, Livio, e poi nell'esortazione ad amicitias Cassiodoro, Cicerone, Catone, e poi ancora Macrobio, Valerio Massimo, Isidoro di Siviglia, ecco, come ho, insomma, ci sono dei testi che sono assolutamente banali, ce ne sono altri che, mi insegnano i miei amici, sono un pochino meno scontati, ecco. E naturalmente appunto il campo, una volta che avrò finito di individuare per quello che sarò capace queste citazioni e il testo poi sarà disponibile, ecco, il campo per studi relativi alla circolazione delle idee e dei testi è aperto. Ecco, ma concludo dicendo che complessivamente anche questo testo, che è un testo che, ripeto, è, come dire, assolutamente contiguo a quella che, tra virgolette, definiamo la corte scaligera, ecco, è esattamente, non è negli anni nei quali si pensa che Dante sia stato a Verona, ecco. Quello che mi interessava comunicare era appunto che c'è un legame molto forte con la tradizione culturale duecentesca, con radici comunali e cittadine, ecco, dal mio punto di vista, dal punto di vista della storia politica di questa vicenda. La rottura della storia scaligera è mastino, ecco, molto più di quanto non sia tan grande, meno
per come la vedo io. Non dimentichiamo che Cangrande rifà gli statuti delle arti nel 1318, rifà gli statuti della città nel 1327. Insomma, sono segnali esteriori, ma esteriori fino a un certo punto, perché indicano un rispetto della prassi istituzionale, dello status quo, ecco, che è significativo anche di un certo modo di fare politica. È raro che una conferenza di questo tipo accada in un momento che sia lì, che l'occhio ricorra e si diriga a guardare questo piattolo. Per quanto mi riguarda, proprio sarei stato a sentirti anche oltre quello che hai detto. Io sarei dell'avviso di procedere subito a interventi, perché la materia che è stata sollevata, ecco, merita, io credo, una immediata discussione. E potrei cominciare brevemente, ma io potrei aggiungere anche molte altre cose, ma cominciare per un minimo osservazione, e cioè la peculiarità del patrimonio documentario degli Scaligeri, che ha subito, a differenza di altri centri, ha subito un disastroso saccheggio del 1387, che ha causato delle cose molto, molto impressionanti, vale a dire la dispersione di tutti i manoscritti che con buona ragione si possono supporre come necessariamente presenti a Verona. Il Palatino 110 e poi il Palatino 112 con Nicolò da Lira e gli stemmi e le armi di Antonio della Scala stanno a dimostrare, splendidamente miniati, cosa veramente principesca, sono salvati perché erano in Germania, sono stati portati ovviamente dalla famiglia nell'esilio in Germania. Ecco, altre cose, insomma, io credo che sarebbe interessante, ecco, presentare, per integrare questa presentazione in termini, insomma, un po' ermeneutici, anche se vogliamo dire. Sono appena stato a vedere il Museo di Castelvecchio, tante volte ci passo e ho l'occasione di tornarci, c'è esposto un bicchiere di vetro con lo stemma scaligero in rilievo, di vetro naturalmente, ed è tutto quello che è rimasto dell'apparato scaligero, insomma, non tutto, voglio dire. Ma si può evincere qualche cosa? Tu stesso mi hai aiutato a suo tempo a chiarire quella faccenda di Bergamino e Cangrande della Scala, ecco, e evidentemente la figura di Cangrande è entrata nella cultura europea tramite Boccaccio come personalità senza dubbio caratterizzata da una dimensione di volontà, di potere anche, no? Ecco, di arbitrio persino. Ecco, molte di queste cose, insomma, ci sarebbero da dire, ma io vorrei dare subito la parola a qualche persona, collega o studente che volesse intervenire e chiedere qualche cosa su quanto è stato esposto. La soddisfazione significa una soddisfazione generale. No, non credo. No, la soddisfazione è ultra generale, è veramente per la conferenza del professor Baranini, che veramente ha toccato
tantissimi punti e ha offerto tantissimi punti estremamente interessanti. Io mi chiedevo, a proposito dell'ultima parte, dove vengono nominate le varie virtù, la virtù, cioè questi temi che sono trattati nel secondo libro di Paese. Non pensi che siano già precostituiti questi torneggi che sicuramente lo dirò domani di Colauna Verone, che quindi questo aggiunto allo schema in un certo senso possa essere fornito già bello costituito da questi torneggi, cioè sarebbe un'invitazione da parte di Ivano di ricorso da parte di Ivano a uno di questi fornileggi, non quello del 1329, ma ad uno fornileggio su poi eventualmente sono passati quelli del 1329. Perché le fortitudini, le virtù, di amicizia con Cassiodoro e tutti questi autori che tu già in un secondo hai nominato, mi ricorda tutta una serie di esemplificazioni che poi ritroveremo ecco, questo possibilissimo e addirittura probabile. È una bellissima. È chiaro che nessuno sa che se al povero Can Grande gli recitavano quelle. Quelle ditte, diciamo, ecco. Non credo che si rallegrasse tanto, diciamo. Quindi, quale fosse, cioè, se fosse una mera esibizione, diciamo così, di quale fosse l'uso concreto di questi testi, onestamente non lo so. E Ivano certamente non ha, come dire, nessuna originalità, ecco, anche se ha, come dire, acume, abilità, ecco, e tanti testi sul tavolo o tante cose che sa mettere insieme in qualche modo sensato. Sicuramente ha avuto dei modelli, ecco, questa è esattamente una cosa sulla quale io non sono in grado di intervenire fino in fondo e sulla quale gli aiuti di studi della cultura letteraria duecentesca mi possono essere fondamentali, sicuramente. Senti, e poi un'altra cosa, gli epigrammi di Pietro D'Aregnaco, dove ci sono anche delle testimonianze su Can Grande, quindi non storiografico c'è quella fotografia che da lui di Can Grande, se non ricordo male, dove parla anche del fatto che lui accogliesse le principi, eccetera, sono nel 1870-1880. Questo è esattamente il problema, cioè è il problema della costruzione dell'immagine di Can Grande, come dire, durante e dopo. Ecco, la mia idea è che, come dire, vivo Can Grande, lui per, come dire, per quelle che erano state le scelte, per quella che era stata la storia della dinastia, non avesse un grande interesse per queste tematiche. Lui era un guerriero sostanzialmente, ecco, e dopo, ovviamente, appena è morto, no? Multa de eius cantabantur et merito, no? Come dicono alcune delle infinite cantilene de eius facte sunt, dice uno dei. Ecco. Però alla morte, e comunque nella seconda parte del suo periodo di signoria, negli anni venti, ecco, questo è secondo me anche un altro aspetto. Quindi ci sono varie fasi, probabilmente la figura di Can Grande non è sempre uguale a se stessa, evidentemente, e negli anni venti è diverso da quello che era, ovviamente, da quando era adolescente a quando è stato negli anni dieci. E poi c'è stata una ricarica culturale, una costruzione dell'immagine, le cui tappe sono, come dire, buona parte note, e una di queste è appunto quello che si fa nella seconda metà del 300, e quindi in questa ottica rientrano questo tipo di. E poi viene tutto inquinato dopo, probabilmente. Lì dopo il discorso della fortuna degli scaligeri nel 4-500 è un discorso di grande interesse, perché non è che fosse il fiore all'occhiello, diciamo così, della storia cittadina nella letteratura, nella lettura che ne danno gli storici 4-500, lo sa anche Giampaolo, sarà Inanger, negli tempi del popolo, i signori scaligeri, cioè
l'aristocrazia, il patriziato 4-5-centesco, che è collegiale per definizione, insomma, non ama il periodo signorile più di tanto, piuttosto mitizza l'aristocrazia dell'età imperiale, dell'età ottoniana, quindi dell'età, diciamo così, più risalente, no? Cioè, il famoso episodio è così, come dire, esteriore, se volete, ma della statua di Cangrande che nel 1580 è colpita dal fulmine e sta per 20 anni collisa et fracta, e nessuno se ne frega, cioè è un fatto che adesso, nella sua semplice esteriorità, però è l'indizio di un atteggiamento, no? Ecco, dopo la grande riscoperta ottocentesca, insomma, questo lo sappiamo, ecco. Quindi c'è tutta una serie di tappe che vanno viste, ecco. E appunto citavo prima il libro di Ettore Napione sulle Arche, ecco, è una lettura secondo me preziosa anche per gli storici della cultura, della politica, ecco, perché sub specie Arcarum rilegge veramente tutto, insomma, con una grande attenzione anche al fatto erudito, ecco, non trascura niente, ecco, è un testo bello rispetto al quale si ricostruisce anche questa storia dell'immagine della storia. Qualche notizia sulla Sinagoga di manoscritto? Questo manoscritto? Sì. Si trova nella Beinecke Library a Yale ed è appunto acquistato da un collezionista americano, credo abbastanza noto, che si chiama Rosenberg, Rosenberg. Ecco, dalla fine del Settecento al 1930-40, quando riappare, però non si sa assolutamente niente. Non si sa assolutamente niente, io ho provato a guardare nelle varie aste, nelle varie circolazioni di manoscritti, ma Fei lo vede, lo cita forse anche nella Corona Illustrata, ne tira fuori qualche letterina nei fogliolini, nei fogli, nei pezzi di archivio Maffei che sono il titolare, ecco, però non si sa assolutamente niente, ci sono alcune notazioni iniziali e finali, però è di una sola mano. L'ho trovato casualmente perché Christeller ha sbagliato secolo e titolo, e negli additamenti, insomma, nelle aggiunte all'Inter Italicum, e insomma, ecco, era quasi irriconoscibile. Sì, allora chiudo con una considerazione legata proprio a quello che aveva richiamato la collega, in maniera così chiara. Ecco, questa dispersione che è visualizzata anche per altri manoscritti, già Saivante per esempio, no? Che poi finiscono tra i Vaticani Rossiani in parte, degli Arbonamiani dall'altra, sono codici che mantengono, come dire, sono echi, documenti, filigrane, scaligere in maniera piuttosto consistente e vistosa. Stanno a testimoniare questa dispersione che certamente va risarcita, ma che nello stesso tempo testimonia un dato di fatto specifico, insomma, cioè la catastrofe degli scaligeri. La catastrofe perché, insomma, basta guardare dal ponte dove arrivava la cinta di mura di Cangrande, quale mai città dell'Italia ha mai avuto una cinta di questo tipo, insomma. Quello la pensava in grande, evidentemente. Non c'è dubbio, ecco. Bisogna vedere come la pensi, cioè, tutti questi manoscritti che tu citi, io credo che siano per lo più dell'età di Calsignorio e di Antonio. Questo nella mia ottica, e credo anche in quella di chi studia Dante e i rapporti tra Dante e Verona, ha un suo peso, ecco, nel senso che la cifra, come dire, della Verona di Cangrande è una cifra, appunto, adesso negherò sempre di averlo detto, ma più, diciamo, militare, popolare, sociale, ecco, di quanto non sia, ecco, non c'è questa dimensione di attenzione, ecco. È l'esatto contrario di Padova, non a caso appunto c'è questa contrapposizione che tutti conosciamo, insomma. Quindi sarebbe bellissimo, ecco, ripeto, l'importanza di questo manoscritto è perché è una delle poche tracce che riconduce esattamente in quel luogo e in quegli anni, insomma, ecco,
Poi ci sarebbero anche quelle due lettere di Caligrande, diciamo, ai Ghibellini di Modena. Oh sì, sì. Cioè, quelle non sono da poco. Basta. C'è qualcuno? Allora, adesso ti ringrazio intanto.